Siamo qui con Gianni Girelli, che è consigliere regionale del PD. Oggi si parlerà in consiglio regionale anche del problema delle carceri. Qual è la situazione in Lombardia? Indubbiamente la regione Lombardia presenta una forte criticità. Siamo in una situazione di sovraffollamento che va oltre anche ogni tollerabilità. Abbiamo situazioni particolarmente per quanto riguarda San Vittore e Milano, ma penso anche a Canton Mombello Brescia, dove delle persone, in alcuni casi oltretutto in attesa di giudizio, si trovano a vivere in celle che non rispondono a nessuno degli standard previsti per legge, il che crea indubbiamente un trattamento non tollerabile. Vorrei ricordare che se da un lato è importante che vi sia una certezza della pena e magari ci sia anche una giustizia che sia veramente uguale per tutti, dall'altro vi è anche la necessità per uno Stato di diritto che una volta che la persona è condannata venga immediatamente recuperata, messa cioè in un contesto vivibile, e vengono introdotti anche dei criteri di reinserimento. È un interesse di giustizia nei confronti di chi è detenuto, ma più in generale dell'intera collettività. Oggi in consiglio che cosa chiederete in particolare? Ma noi chiediamo innanzitutto che venga istituita una commissione speciale che si occupi dell'emergenza carceraria in Regione Lombardia, perché si è passati dalla precedente legislatura, dove vi era addirittura la figura di un sottosegretario che era il referente per potersi tutto occupare di questa vicenda, ad una situazione come quella attuale, dove di fatto manca un'interlocuzione vera dal punto di vista internazionale. E questo è un primo passo molto formale, che però poi deve concretizzarsi in azioni concrete, in proposte anche molto di contenuto, che possa ovviare per quanto può Regione Lombardia ad una situazione che, ripeto, è intollerabile sul nostro territorio regionale. Ultima domanda, come ho fatto prima al suo collega, che esula dal problema delle carceri in Lombardia, ma è un problema generale. Volevo un suo parere sulla proposta di amnistia lanciata dai radicali. Ma c'è da rifletterci, nel senso che io credo che dobbiamo superare una certa avversione da parte dell'opinione pubblica verso chi comunque commette diciamo delle azioni contrarie alla legge. Vi è una condanna a priori e soprattutto il classificarle tutte in una certa maniera. Io penso che una riflessione seria sul depenalizzare alcuni tipi di reati sia importante, su creare soprattutto le condizioni perché dei metodi alternativi alla detenzione possono essere attuati. Vorrei ricordare che molte volte le persone che sbagliano sono persone messe in un contesto sociale di particolare difficoltà. Se si attivano delle azioni anche di controllo, ma anche di recupero vero sociale, sia importante. Quindi è una cosa su cui riflettere con attenzione, che non banalizzerei in posizioni contrarie o favorevoli. Penso che, come sempre, lo stimolo che giunge dal territorio locale sia oggetto di una riflessione seria. Grazie mille. Grazie a voi.